Seconda corsa, premio Saul, un miglio per buoni cavalli di 4 anni. 8 i concorrenti al via con l'1 Callisto Leone, Gennaro Amitrano, il 2 Chance K, Pietro Gubellini, il 3 Chris Ever Treb, Roberto Vecchioni, il 4 Cindy Model, Antonio Di Nardo, il 5 Cavour Griff, in salchi al quale sale Dario Battistini per sostituire Giampaolo Minnucci, il 6 Quantrò, Edoardo Baldi, il 7 Cadillac Griff, Tommaso Di Lorenzo, da solo in seconda fila Cobra Killer Gar con Marco Stefani che sostituisce Alessandro Gocciadoro. Rinuncia al lancio Quantrò. Al centro dello schieramento è veloce Cindy Model. All'esterno Cadillac Griff, quindi Chance K. Desiste Cadillac Griff, Chance K va subito a chiedere strada a Cindy Model e verosimilmente ad ottenerla. Segue terzo Callisto Leone mentre si getta di galoppo Chris Evertreb. Chance K perfeziona con gradualità il sorpasso su Cindy Model e dopo 400 metri in 28 e mezzo è la nuova leader. Terza posizione per Callisto Leone, ora davanti a Cavour Griff che precede Cadillac Griff all'esterno e Quantrò, mentre ha sbagliato anche Cobra Killer Gar. Chance K che cerca di graduare dopo il parziale che le ha consentito di scavalcare Cindy Model. Questo induce alla risalita esterna Cadillac Griff. Il paletto di metà gara comunque in 59,5 per Chance K davanti a Cindy Model che è in fuori Cadillac Griff. Quindi Callisto Leone, poi Cavour Griff e in coda Quantrò. Chilometro di Chance K in 1,14,4. Ultima frazione in 14,7. Chance K in vantaggio nei confronti sempre di Cindy Model. Paletto dei 1200 completati in 1,28,4 da Chance K. Si muove in terza ruota dalla quarta posizione Callisto Leone. Quantrò sceglie di andare per le vie brevi. Ha spostato anche Cavour Griff. Chance K allunga Cindy Model nella sua scia che però non ne perde le tracce e accenna anche a spostare. Così come Quantrò che ha infilato tutti per linee interne. Chance K in vantaggio su Cindy Model. Quantrò che va ancora di dentro. Chance K che si mantiene. Tiene nettamente in vantaggio mentre percorrendo sempre le vie brevi alla fine Quantrò dalla retroguardia riesce a centrare la piazza d'onore superando all'interno Cindy Model. Dovrebbe essere 2-6-4 l'arrivo ufficioso della seconda di Capannelle. 1-57-1 sul mio cronometro. Che significa media di 1,13 e 2 per Chance K e Pietro Gubellini, Fausto Barelli al training. I colori, quelli di Graziano e di Caprani per la figlia di Nadal Scebbia che ottiene la quinta vittoria nelle ultime 6 corse, mentre vedete Quantrò andando sempre per le vie brevi lungo la corda, alla fine ha il varco anche per rimontare all'interno Cindy Model e centrare la piazza d'onore. 2-6-4, l'arrivo ufficioso della seconda Capannelle e la linea che può tornare allo studio.